Sindaco, in che cosa sono consistiti i lavori? Beh, un lavoro di ampliamento molto importante, un investimento di oltre 400.000 euro che si inserisce, diciamo, in un percorso di attenzione di questa amministrazione verso le fasce più deboli. Abbiamo inaugurato il Collodi pochi giorni fa, tra poco inaugureremo i lavori di ampliamento della casa di riposo, quindi bambini e anziani. Questa struttura passa praticamente da una capienza di circa 90 posti a quasi a un potenziale di 180 posti. Ma soprattutto il dato importante è che mantiene la qualità di vita che noi abbiamo in questa città e a cui teniamo molto. In questa nuova struttura hanno trovato, rinnovata struttura, hanno trovato casa le scuole dell'infanzia Teresin e Rodari di Omodossola, quindi una sorta di accorpamento. Sì, in effetti si è attuato quello che era un progetto di unificazione delle due scuole. Tecnicamente avete ampliato? Abbiamo realizzato la sesta sezione, prima inizialmente c'erano cinque sezioni, quindi abbiamo ampliato con una sesta sezione, abbiamo realizzato nella zona sud l'ampliamento per realizzare una aula dormitorio, per cui diciamo che era una esigenza che ci era stata rappresentata soprattutto per sopperire alle esigenze degli anticipatari, e quindi abbiamo fatto un ampliamento nord, un ampliamento sud, abbiamo riqualificato quella che era tutta la zona della cucina e della mensa, creando dei percorsi quindi di accesso per quanto riguarda i pasti e quant'altro. È stata fatta poi una riqualificazione generale della scuola, perché dal punto di vista energetico quindi sono stati sostituiti tutti i serramenti, sono stati sostituiti gran parte degli impianti e sono stati sostituiti i pavimenti su tutta la scuola, quindi si è creata una pavimentazione idonea per poter chiaramente dare dei risultati anche di vivibilità decisamente migliori rispetto a quelli che c'erano prima, e poi si è fatta anche una riqualificazione di tutta l'area esterna.